passare la parola a Giorgio Dragoni dell'ufficio tecnico della Mabea di Milano. Volevo soltanto approfondire l'aspetto di questi corsi di aggiornamento della loro importanza. La Mabea è una grande azienda che investe tantissimo in ricerca e sviluppo, e questo ricerca e sviluppo praticamente permette di avere a disposizione dei prodotti qualitativamente elevati per la risoluzione di determinati problemi. L'unico aspetto che quasi quotidianamente ci troviamo ad affrontare è il non corretto utilizzo di questi prodotti. Ecco l'importanza di questi corsi di aggiornamento anche dal punto di vista pratico, cioè l'opportunità di vedere la messa in opera di questi prodotti nella giusta e corretta maniera, per evitare quelle che quasi quotidianamente sono le contestazioni nei cantieri, e quindi quello che insomma succede alla fine è il mancato pagamento, che poi si riversa nell'ultima filiera. Penso che questo è l'aspetto più importante, diciamo, che alla fine si riscontra durante queste serate. Passo la parola a Giovanni Dannoni, che vi spiegherà, vi farà vedere alcuni prodotti di ultima generazione. Ok, 4 cm dall'angolo. Ok. Successivamente si dovrà posare, quindi bisognerà aspettare a tagliare la parte che scorge di Mape Silent Barrier. Si dovrà andare quindi a posare la piastrella, dobbiamo posare la piastrella, andremo a stuccare e solo successivamente, dopo la posa, andremo a rifilare la parte che sporge, come fa di Maurizio. Questa è un'operazione importante che può essere un altro punto che l'applicatore può sbagliare. Perché? Perché se io vado a mettere la piastrella contro la mia tramezza, si va a perdere, ad avere un punto di trasmittanza sonora. Okay? Se io vado a stuccare la parte contro, quindi alla mia tramezza, lo stucco è rigido, è cementizio, posso avere un punto di dove il suono può trasmettere. Se ci mettete più acqua, il prodotto cambia subito colore, quindi vi può essere d'aiuto, vi può essere da monitor. Già quando lo versate, dite, non è questo colore qua, c'è qualcosa che non va. Piuttosto che fare tutti i sacchi così, tutti i piani così, tutti gli appartamenti in questo modo, vi fermate e vedete un attimino che cosa avete sbagliato. Okay? Mi esce di questa colorazione qua, quindi più chiara, ok? La vedete di colore diverso. Quella parte lì sarà destinata sicuramente a stare.